Terra Madre, stand di Camera di Commercio, maestra del gusto, siamo qui con Claudia De T, maestra del gusto, benvenuta. Grazie. Cosa significa per De T essere maestra del gusto? Beh, è un riconoscimento importante perché maestra del gusto comprende l'eccellenza del territorio e se vogliamo il tè è un po' un fuorigiro, è stato. Noi abbiamo aperto questa categoria con tanto orgoglio, possiamo dirlo, perché a parte portare le eccellenze dal mondo, noi siamo un marchio libero, non ci affidiamo a nulla di nessun catalogo fatto, preparato, quindi scegliamo noi il tè tutti gli anni, selezionando soprattutto la parte etica, tutta questa parte è piaciuta molto a Slow Food, è piaciuta molto a Camera di Commercio. E noi in qualità di attività di Torino abbiamo cercato una territorialità, quindi il tè a Torino, e quindi abbiamo allargato le nostre competenze ad una ricerca storica importante, in modo tale che non si perda questo tè che in effetti a Torino ha avuto un passaggio importante, e con maestri del gusto questa cosa mi ha dato molta forza sicuramente. Ecco, però tu sei una giovane imprenditrice, donna, cosa significa per te gestire una bottega di nicchia e di eccellenza a Torino? Nicchia e eccellenza a Torino, ragazza, allora, Torino non è una piazza tanto facile, ma una piazza molto attenta. E diciamo che la nostra sensibilità sicuramente aiuta tanto ad attirare anche la curiosità delle persone. Poi ci sono tante maestre nel nostro gruppo e alla fine la nostra collaborazione è molto anche tra di noi, non lo so, c'è una liaison particolare, sì, femminile, Torino, territorialità, sì, piacevole. Perfetto, grazie Claudia e buon Terra Madre. Dai, anche a voi.